Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Guillermo Mariotto e il giudice di Ballando con le Stelle che sta assistendo a un'esclusione clamorosa, anzi tre. Ma che succede? Guillermo Mariotto è il giudice più temuto di Ballando con le Stelle, ma forse starà passando un momento un po' delicato. Come lui nemmeno il pubblico ci può credere a quello che sta succedendo allo show di Rai 1. Vediamo insieme di cosa si tratta. Guillermo Mariotto è stato riconfermato nella giuria più perfida della televisione italiana, insieme a Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, tutti presieduti da Carolyn Smith. Milly Carlucci riconferma così la sua squadra che fa tanto discutere il pubblico ma che è amatissima. La Carlucci è la padrona di casa insieme a Paolo Belli e nelle ultime ore stanno arrivando tante notizie ufficiali sul programma. A Ballando con le Stelle ci saranno molte novità e pare che la giuria sarà l'unico pilastro certo che ritroveremo in diretta sabato 8 ottobre. Il debutto è previsto per quella data e finalmente arrivano le conferme ufficiali del cast dei volti celebri, che hanno accettato di indossare le scarpette da ballo per Milly. Guillermo Mariotto però potrebbe non essere contento delle ultime novità, fatti fuori tutte e tre in un colpo, di cosa si sta parlando? Milly Carlucci aveva già anticipato che sarebbero cambiate molte cose nel suo show Ballando con le Stelle e considerate le ultime notizie, sarà proprio così. Nelle ultime ore infatti è arrivata la conferma ufficiale dei maestri di ballo e il pubblico è sotto shock. Cosa ne penserà di questa decisione di Guillermo Mariotto? A mancare in pista saranno tre maestri a cui il pubblico era affezionatissimo, Simone Di Pasquale, Stefano Radei e Samuel Peron. Per quanto riguarda Di Pasquale rimarrà sempre accanto a Milly Carlucci ma ha appeso definitivamente le scarpette al chiodo. Invece sugli altri due, c'è grande stupore da parte di tutti, soprattutto per quanto riguarda Samuel Peron che Mariotto ha giudicato spesso e volentieri con voti altissimi. Stesso discorso per Stefano Radei, per il quale sembra impossibile e sorprendente la sua assenza. Perché sta succedendo quel tutto questo? Forse Milly ha deciso per un turnover importante di maestri. Così adesso si attende anche la lista femminile delle maestre di ballo che saranno presenti e il pubblico già teme altre esclusioni clamorose. Staremo a vedere cosa accadrà. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.